sta prendendo già il sole. Ciao amici, benvenuti in questo video vlog del sabato. E è un sabato un po' particolare perché siamo stati molto impegnati. Eccomi qua. Ciao ragazzi e benvenuti in questo vlog. Quindi non ci saranno molti tagli, parlo direttamente così come va. E niente, in questo momento noi intanto scendo, andiamo anche a trovare Anna, giustamente. Così. Dov'è la Anna? Ciao Anna! Ciao! Cosa stai facendo di bello? La solita torta. Sì. Non la solita pizza, la solita torta. Causa coronavirus. È abbastanza vuoto, però vi dico già che stasera, ciao Miju, questa sera arriva la spesa che abbiamo fatto dove? Tesco Online. Tesco Online, quindi dovrebbe arrivare il furgone. E... alle 9, alle 10 di sera, perché era l'unica consegna disponibile, tutte le altre erano già occupate. E adesso per altri 15 giorni non ci sono spazi disponibili. Diciamo che la gente è più preoccupata del cibo che del virus qui. Sì, adesso sono tutti pazzi per la spesa in una maniera folle. Questo è successo anche in Italia. Però qui la gente va tranquillamente al supermercato in massa, sono tutti belli stretti. È vero anche che abbiamo avuto pochi casi rispetto a Londra. Stimati come al solito, però certo. Non sappiamo la verità, perché appunto sì. Quelli sono i dati, quelli diciamo ufficiali, ma i dati si basano su dei test. Sì, la contea è molto grande, siamo quasi 800.000 persone e ne avevamo trovati 8, però 14. Adesso sì, allora, sono saliti a 14, chiaramente. Fai per 3. Così, va bene, dai. Ragazzi, vi faccio vedere un attimo queste cose qui, intanto usciamo un po' in giardino, che oggi abbiamo fatto, pulizia. E poi ci stiamo organizzando appunto anche in vista sia dell'estate, primavera-estate, e anche in vista del, appunto, del, per il virus, perché si bloccano chiaramente. Ma intanto vedete, oggi abbiamo approfittato per lavare anche le coperte dei gatti. E quindi, come vi stavo dicendo, questo è il nostro bel giardino, che vedete è un po' tutto messo così. Sto facendo, rifacendo a causa del vento che si era distrutto tutto il bambù e la... il recinto che avevo costruito, che però è durato un anno e mi ha salvato tantissimo, perché guardate ragazzi che brutto che è il giardino dei miei vicini. C'è un cane che arriva addirittura qui, poverino, e mi saluta, è tutto vecchio e non riesce neanche a fare la pipì, perché quelli sono fuochi d'artificio lì da gennaio. Qua avevano tutta la vegetazione è altissima e io chiaramente, a me piace riparare, perché sì, voglio tenere le distanze chiaramente da tutto ciò. Ogni tanto taglio i rami. Questo l'ho costruito io con il bambù intrecciato per alzare, costa pochissimo fare questa cosa qui e mi è costato circa, per tutto quello che vedete, tutta questa parte qua, che sono circa 10 metri lineari, e l'ho pagato circa 50 pound, ma ancora l'anno scorso. E adesso lo sto fissando, devo andare a prendermi delle reggette nuove, eccole qua, di plastica, del fil di ferro, e poi rifaccio la copertura. Qui abbiamo ordinato, che fra poco faremo una specie di unboxing, se riesco, una bella serra, che sarà circa 1,50 m per 2,5 m. Perché la serra? Proprio perché in questo momento di, diciamo, chiamiamola crisi, era già un progetto che avevo da 2 anni, appena ci siamo trasferiti qui a Northampton, che volevo appunto sia risparmiare soldi, cosa importante, ma anche non dover dipendere dai supermercati. E
E quindi avere sempre la frutta, cioè frutta, più che altro la verdura, perché frutta si fa fatica, ma almeno un po' di insalatina, un po' di carotini, pomodorini, tutte queste cose qui, stagionali chiaramente, che adesso andiamo anche a vedere. Eccomi qua, adesso andiamo a vedere. L'altro giorno siamo andati a fare una spesa da Homebase, che è un negozio tipo un Bricco, che lo avete anche voi lì in Italia, e ho comprato queste cose qua che vi faccio vedere. Abbiamo preso insalatina, queste cassette, guardate un po', erano in offerta di 3, com'è che era? 6 pound di 3 piantine, anche assortite. Quindi abbiamo l'insalatina, la lattuga, l'ollo rosso, eccolo qui. Abbiamo preso il Rainbow Mix Swiss Chard, che è anche questa è tutta insalatina, vedete qua. Qui abbiamo le cipolle, qua abbiamo le carote, qua, vi faccio vedere. Poi queste qua le andrò a piantare, quando arriverà la serra vi mostro tutta questa cosa qui. E qui abbiamo le fragole, qui in Inghilterra le fragole vengono benissimo perché è proprio perfetto. E qua abbiamo i nostri bei pomodorini, che è quella varietà, il Tumbling Tom Yellow, quelli piccolini tipo a ciliegina, no? E rimangono piccoli, rimangono così. E ne abbiamo preso una cassettina anche di questi qua. Poi chiaramente loro si allargano e poi andremo ad aggiungere veramente questo mitico scooter, che è bellissimo, il Razor 300, e io ho speso 100 pound 3 anni fa quando ci siamo trasferiti qui in UK, ad Dagenham per l'esattezza, e questo mi ha salvato la vita anche perché non avevo la bicicletta e mi ha fatto risparmiare un sacco di soldi, 100 pound, e l'avevo, sì, era diventato il mio mezzo. Anche perché Anna ancora non lavorava, stavamo da questi amici che abbiamo trovato in internet, che poi questa coppia ci ha affittato la camera, era comodo perché potevo metterlo in carica in stanza e poi chiaramente, vedete qua c'è la spina, e va ancora, cioè non lo carico da tantissimo e ancora si accende. Però infatti adesso volevo caricarlo perché era è abbastanza scarico e quindi volevo dargli una spolveratina. Sto pulendo e sistemando tutto. Altra cosa importante, ho trovato dietro al capanno, che era poverino, messo malissimo, tutto sotto a quei teli lì, buttato lì, una bici vecchia, anche quella devo buttarla perché l'avevo provata a sistemare, adesso è piena di ruggine, non ha senso, non la regalo, la porto da qualche parte, vedremo. È arrivato il pallino a trovarmi. Ciao Pallino! Ciao amore! Ciao! Come stai? Appena mi sente, viene sempre a trovarmi, sempre. E appunto, questa qui è una gran cosa perché sono 250 litri d'acqua che devo assolutamente recuperare. Infatti adesso qua c'è già il foro, come potete notare. E poi lo collegherò chiaramente alla grondaia, che andrò a recuperare l'acqua. Devo comprare dei connettori per farla stare dentro. In più abbiamo anche il rubinetto, ma non solo, io vorrei fare in modo che se c'è troppa acqua, cioè speriamo appunto che si riempia tutta, che vada dentro a questa tanica qui. Creerò una specie di collegamento tra le due, in modo da avere sempre la tanica piena, che poi andremo a utilizzare nella serra che andrò a installare appunto laggiù. Ecco, e stiamo facendo tutte queste cose qua, è tempo di sistemare il giardino, perché sì, a me piace un sacco e possiamo godercelo, è anche uno dei motivi. Soprattutto uno dei motivi per il quale abbiamo preferito la campagna inglese, il countryside, a Londra, perché cioè, proprio a noi piace tanto le case così, no? E niente ragazzi, questo qua è un vlog, spero che vi piaccia. Lasciate dei commenti, che a noi chiaramente fa molto piacere se ci lasciate dei commenti e anche
serve anche al canale a crescere. Se ci sono dei consigli o delle domande che volete fare, non esitate, a noi ci fa veramente piacere. E chiaramente iscrivetevi e lasciateci un like, che anche questa cosa ci aiuta a crescere. Io torno dentro perché fa freddo, a parte che guardate qua, ho sempre il pile sotto e il cappuccio. Sembro un arcimago di Skyrim, che tra l'altro usavo sempre quando giocavo a Skyrim. Faccio fare anche le magie, vediamo se mi viene la magia così. Non so se riesco a mettere lo sto effetto, però ci provo. Ragazzi, così vado dentro, adesso porto dentro anche le cose e noi ci salutiamo. Andiamo intanto anche a salutare Anna. Guardate la terra che ho comprato. Pallino, fatti le unghie, bravo, fatti le unghie tu, saluta, Ciao. è un amore sei. E così entriamo, va, entriamo, già fatto? Sì? E l'Anna è Speedy Gonzale con le torte, lei. Una volta facevo tempo, adesso no, più volte. Noi che siamo fortunati, possiamo sì, goderci la casa, diciamo, che, visto che noi adesso non sappiamo qua come andranno le cose, e noi stiamo ancora lavorando. E mentre qua si cucina la torta, ecco. Ah, e mi sono dimenticato di farvi vedere questa cosa. Mi sono dimenticato di farvi vedere la nuova postazione di Anna. Questo sarebbe il tavolo che sarebbe qui del soggiorno, e però chiaramente adesso mi hanno dato la possibilità di lavorare da casa. E quindi lei risparmia tempo per andare, sì, per la macchina e anche la benzina. E sì, sarà una cosa momentanea. Lei tra l'altro è molto più a rischio rispetto ai suoi colleghi, perché avendo avuto la polmonite e avete avuto l'occasione di andare a vedere il video che sulla NHS, la nostra sanità inglese, dove raccontiamo un po' cosa ci è accaduto a entrambi. Ecco, è così. Ciao ragazzi, grazie mille per essere stati con noi dal countryside inglese, divertendoci. Ci vediamo la prossima volta. Facciamo un selfie, eccolo qua, ci provo. Oh, selfie Selfie con la lettiera dei con la lettiera dei gatti e la gatti. telecamera. Ciao.